A tutti, buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con Summer in the City, sempre qui, sempre in diretta su Milano All News. Siamo ormai alla seconda puntata. Pensavamo di non partire mai, invece, siamo già Siamo già anche alla seconda puntata di queste tre settimane di luglio di questa, eh, questa estate milanese. Quindi, vogliamo raccontarvi un po' che, insomma, Milano, come sempre, non va in vacanza, continuerà tutta l'estate a darci grazie appuntamenti grandi spunti di riflessione anche un grande appuntamento avverrà proprio domani domani a milano anzi a cormano ci sarà un interessante evento che parlerà di smart working ma non ne parlerà solo ve lo farà proprio anche vedere e toccare con mano eh, oggi ne parliamo con coloro che hanno inventato e portato avanti proprio questo evento parliamo infatti di inside factory buongiorno ragazzi questa buongiorno, grazie. società grazie. che sta appunto portando avanti un po il pensiero dello smart working ma non non solo appunto il pensiero, ma anche la pratica proprio e lo facciamo insieme a Samuel Lo Gioco e Ilenia Cecchetti appunto di Inside Factory. Che cos'è Inside Factory? Partiamo da questa domanda, così almeno. Ok, allora Inside Factory è mh, puramente un'agenzia di organizzazione eventi eh, che come vocazione c'è proprio di creare degli eventi non convenzionali, o almeno cercare di andare a fondo a quelle che sono le tematiche quindi, come in questo caso sul discorso Smart Working, cerchiamo di avere realizzato un evento molto focalizzato su quella che è la tematica dello Smart Working. Appunto, eventi in generale, in questo caso avete proprio trovato invece nello Smart Working un campo in cui insomma vi siete anche appassionati diciamo perché uh, insomma, è un, uh, un campo che anche tu Samuel nello specifico e anni che uh, testi mi verrebbe da dire anche insomma, che sei stato proprio anche uno dei primi a portare lo smart working nel tuo, nel tuo lavoro uh, da quanto tempo anzi ti definiresti uno smart worker tu io sono smart worker da dieci anni quindi eh, diciamo, tutto è nato un po' anche come esigenza, quindi, eh, come tutte le persone che cercano un po' di migliorarsi, eh, quello che fanno è cercare di andare a cercare, trovare quelli che sono i maggior maggiori spunti di ispirazione, no? Eh, e, e quello che ho cercato di fare io è la stessa identica cosa. Da qui nasce anche l'idea di Inside Factory perché eh, laddove trovavo una lacuna, quindi laddove Mancava degli approfondimenti molto più concreti e diretti, abbiamo deciso di creare un business. E da lì è nata la possibilità di, di eh, realizzare degli eventi molto più specifici su eh, più temi eh, inerenti sempre al business. Allora, per parlare dell'evento di domani, però, dobbiamo capire bene che cos'è lo smart working. Lo smart working lo dicono, è una parola che si usa molto, diciamo, ultimamente, eh, tra quella, tra rigenerazione urbana. Ormai sono delle parole a Milano che se non le usi in qualsiasi contesto, non, cioè non, sei, non sei degno di partecipare a questo aperitivo, diciamo. Ecco. Eh, però credo che insomma, voi siete le persone giuste a cui chiedere che cos'è lo smart working, la definizione di smart working. Uh, allora, lo smart working, per rendere molto semplice la spiegazione, è l'evoluzione del modello di lavoro in un'era come quella che stiamo vivendo oggi dove la digital transformation e l'industria 4.0 prevalgono. Quindi stiamo cambiando il modello di business da business uh, offline, no? Quindi parlo del business degli anni 90, degli anni 80 a modelli di business basati molto sul digitale e quindi è un po' come un'esigenza, no? Uh, e viene naturale il passaggio di trovare anche un modello di lavoro oltre a un modello di business anche un modello di lavoro molto più dinamico e flessibile e qui nasce eh, lo smart working che alla fine lo smart working è l'evoluzione di quello che in passato già degli anni 80 veniva chiamato il telelavoro ah, ecco, ecco le, quale sarebbe la differenza fondamentale tra il telelavoro e lo smart working il telelavoro eh, ti limita a ha una sede, cioè ti limita sempre ad avere una postazione, che il telelavoro è, è, è l'home office, quindi poter lavorare anche da casa no? o in altre sedi. Mentre lo smart working è una figura totalmente differente. Lo smart working è una, pers è una persona che non ha fasce orarie, ma lavora per obiettivi, mentre il telelavoro è eh, ancora per fasce orarie, perché il telelavoro le persone, le le, le, i personali che venivano inquadrati con questa modalità di lavoro. Lavoravo dalle 9 alle 1, dalle 1 alle 2 alle 18, quindi mentre lo smart working non ha orari. Timbravano il cartellino elettronico, diciamo, sì. Ecco, sì. Non, non avevano il cartellino vero, ma comunque sì. lo timbravano. Eh, tu hai parlato prima appunto del business degli anni 80-90. Quanto Milano è ancora legata agli anni 80-90? Quanto è ancora la Milano da bere di quegli anni, anche nel mondo del lavoro? Ma allora. Mh... Uh, primo mh, devo dire che Milano è la città uh, fond fondamentale dove nasce la base dello smart working in Italia. E mi stai Quindi, dicendo che in un'altra città non sarebbe potuto nascere? In altre città no, perché comunque lo smart working uh, nel 90% dei casi viene applicato da grandi aziende, anche perché tornando ai concetti di prima, tutto nasce per esigenza. Cioè, perché le aziende vogliono applicare un modello di lavoro più dinamico? Perché vogliono anche ottimizzare i costi. In un periodo di crisi l'ottimizzazione dei costi è fondamentale e quindi chiaramente quello che è un costo di un'infrastruttura, l'immobile, eh, dare tutti i servizi anche al, um, al, 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 al lavoratore, come può essere la scrivania, il computer e tutto, ha un costo. Di media viene più o meno calcolato su un costo di 20 euro al giorno, costo indipendente Ottimizzarlo sarebbe un obiettivo molto, molto importante per l'azienda. Pensate che ehm, ad esempio c'è la, la Verizon, che è un'azienda sì. statunitense. Telefonia, eh, sì, telefonia presente, americana perfetto. Sì. Loro hanno eliminato tutte quelle che sono le sedi e le filiali. A giro per il mondo, ma hanno dato la possibilità a tutti eh, i loro dipendenti, quindi in ogni country, di eh, poter lavorare in ambienti di coworking. Quindi mi, mi stai taglione... qui dicendo che nel 2017 è pensabile un'azienda, anche di grandi dimensioni, senza in realtà una sede vera e propria, senza delle filiali vere e proprie? Uh, sì. Faccio un altro esempio: noi veniamo da, un, da una città dove c'è una famosa azienda noi veniamo dalla Toscana, una famosa azienda che produce gelati infatti perché dici, solo Milano poteva far nascere lo smart working, ma tu non sei milanese però, Io non sono anche questo è interessante però... ma è tipico di chi fa le cose a Milano eh? <ride> abbiamo notato che chi fa a Milano non è milanese in realtà quindi questa cosa del milanese laborioso non è vera, sono chi viene a Milano che è laborioso e siamo ben sì. contenti che sia così anche no infatti allora, devo dire che noi come San Factory il nostro 80% del lavoro lo, lo realizziamo a Milano. Perfetto. E dicevi poi che in Toscana c'è la famosa azienda di gelati Azienda cioè. che chiaramente ha più stabilimenti per quanto riguarda la parte della produzione, quindi se prima lo smart working era possibile a chi? A boh, commerciali? A figure che eh, già erano abbastanza dinamiche, che potevano anche lavorare in mobilità, no? Si parla anche, non lo so, è nato, lo smart working è nato anche nella finanza, no? I famosi broker in finanza che eh, comunque lavoravano con il cellulare o comunque lavoravano con i loro portabili ovunque, no? Ad eh, esempio, questa azienda non ha più il controllo dei macchinari di produzione interni, ma vengono gestiti tutti dal remoto tramite, la, tramite da, da delle persone sì. che eh, da una propria sede che può essere una sede di controllo, no? Come può essere sede di controllo, come può essere anche casa loro. Sì, che loro... Basta una connessione e un portatile. E gestiscono, gestiscono proprio le macchine di produzione: la produzione e la manutenzione di queste fabbriche. Quindi, ormai non è più solo un lavoro appunto per i famosi colletti bianchi, ma è proprio no. ormai lo smart working si allarga un po', un po' a tutti. Arriviamo, però al motivo per cui siete qui oggi e non un altro giorno qualsiasi: cioè perché domani. A Milano, anzi a Cormano, Cormano. Eh, però, Milano, città metropolitana, eh, abbiamo un importante evento che parla appunto di smart working. Che cosa sì. succede domani? Allora, ehm, nel nostro, nella nostra vocazione di realizzare eventi, è un po' come necessità, date che comunque sia io che tutto il mio team siamo degli smart worker affezionati, ci siamo resi conto che. Ed è vero, perché dietro le quinte stanno lavorando e stanno lavorando in bevete, maniera smart. Bevete. È proprio tutto verissimo. Eh, ci siamo resi conto eh, come tutte le persone cercano di crescere, di migliorarsi, no? cercano di prendere le fonti, quindi partecipano a tanti eventi, no? e nel partecipare a eventi abbiamo trovato eh, delle informazioni che effettivamente o meno concretamente non ci servivano, non, non sono state utili per applicare un progetto di smart working. Da qui è nata l'idea di dire ma perché non realizziamo noi, dato che comunque siamo anche un caso di successo, realizzare noi un evento pratico e diretto, sullo smart working quindi aiutiamo imprese come applicare un progetto di smart working e professionisti e impiegati come eh, e cosa vuol dire lavorare da smart ecco quindi ne parlerete in maniera eh, pratica e non sì. eh, solo cioè, farete credo anche un'introduzione diciamo più storico eh, delle del, 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 del fenomeno mi verrebbe da chiamarlo, sì. eh, ma poi comunque darete delle eh, pratiche, delle best practice su come fare al meglio questo. Eh, ma l'agenda della giornata che cosa racchiude? Cioè so che insomma la giornata è allora. piena di contenuti. Allora, ci sarà una breve introduzione su quello che, eh, facciamo un passo indietro, no? sul percorso che, che ha portato a oggi alla definizione di smart working. Quindi rivediamo un po' quali sono stati i tasselli fondamentali per quello che ha reso poi oggi questo concetto qui di smart working poi ci sarà due workshop molto verticali uno di 50 minuti per quanto riguarda le aziende quindi spiegheremo alle aziende cosa devono fare e come devono farlo per applicare un progetto di smart working presso di loro il secondo workshop sarà realizzato da me e che insegnerò Uh, Alle persone, agli impiegati e ai dipendenti, cosa vuol dire essere smart working? Quindi mh, faccio proprio un esempio pratico: uh, fino a ieri eravate nel vostro ufficio, oggi avete ricevuto uh, la comunicazione dall'azienda che siete stati selezionati per uh, far parte di un progetto di smart working e quindi da domani vi troverete smart worker. Allora, qui quali sono le caratteristiche? Ecco, io, dipendente, se ricevo una comunicazione del genere, devo essere felice o è una punizione da parte dell'azienda? All'inizio sono felici e quando devono incominciare a mettere a fare quella famosa scatola, come si vede nei film americani, e mettere dentro la propria roba, eh, lì vedono il pericolo, perché comunque. No, la nostra scrivania è sempre una comfort zone, cioè uh -huh. è una zona di comfort dove noi eh, ce la siamo costruita nel tempo. Voi pensate anche, ora non so se tra di voi c'è qualche impiegato, pensate alla semplice cassettiera, ah, cioè, a quei tre cassetti, ognuno ha il suo modo di allestire la cassettiera. Anzi, lo no, diciamo, se c'è qualche impiegato che vi sta seguendo, o Scriveci qualcuno che ci scrivete, come. ci commentate, ci dice cosa ne pensate voi, cioè, se la vostra azienda da domani vi dicesse. Potete stare a casa a lavorare oppure andate nel co-working che avete sotto casa sì. e poi trovate da lì, come la prendereste? Insomma. Bene. Oppure raccontateci come avete, come avete strutturato la vostra, la vostra cassettiera. Cioè, sembra strano, ma dietro a un concetto semplice come può essere divertente, anche questo della cassettiera, però dietro c'è um, un eh no, lavoro che vi giuro. la comfort zone, vanno... zone, proprio quel, quel eh, mondo, un po' la, camere... sì. poi la nostra cameretta diventa. Eh, ce no? Siamo Quasi so. no, ce l'hai costruita, no? Ce siamo costruita, Infatti. Costruiti. E quindi resta molto difficile, l'evento cerca di spiegare un po', eh, anzi meglio, quello che cerchiamo di dare noi è una disciplina, spieghiamo che dietro lo smart working c'è una disciplina che se rispettata vedrete che lo smart working quello che porta nei risultati è eh, la possibilità di migliorare la propria qualità di vita. Durante la mattinata c'è anche invece un momento dove eh, si chiacchiera, diciamo in una specie di salotto, giusto? Sì. Eh, e Ilenia, sei tu che gestirai questa, questa parte. Allora ti chiedo sì. di raccontarci un po' invece che cosa sarà questo momento, salotto live l'avete chiamato, giusto? Salotto live. Il salotto live è una novità, un elemento di novità che Inside Factory sta portando negli eventi che ha iniziato ad organizzare in tutta Italia. È un momento di confronto in questo caso a tre voci perché tre saranno gli ospiti. Un confronto piuttosto informale, uno spazio di dibattito, uh, inside factory lo dice la parola stessa, inside per cui emozioni, condivisione di esperienze. I nostri tre ospiti faranno questo, raccontando la propria esperienza ovviamente nell'ambito dello smart working, uh, cercheranno anche di fornire delle indicazioni utili alla platea che ci ascolta e quindi all'imprenditore che magari uh, ha intenzione di approcciarsi a questo nuovo modello organizzativo di lavoro ma uh, che ha qualche titubanza, insomma ci sono esperienze di chi eh, ha fatto il salto, è nel pieno della rivoluzione e che quindi ce lo può raccontare, lo può testimoniare. Chi verrà, chi ci racconterà queste esperienze? Abbiamo tre ospiti molto diversi tra loro, sono tre esperienze di rottura, ognuno a modo suo. Uh, con Pietro Cotrupi uh, parleremo di come, in questa rivoluzione dello smart working, anche gli spazi cambiano. Anche lo spazio di lavoro è un concetto completamente da rivedere. Quindi, mh, Pietro Cotrupi è il fondatore di, mh, del franchising in Cowork, che è presente con 5 location su Milano e Provincia e che conta entro l'anno di aprirne altre due, per cui con lui studieremo tutto l'aspetto di queste social square, quindi di questi spazi in cui il libero professionista si trova a condividere eh, idee, progetti, a scambiare anche opinioni con, eh, con altre persone. E quindi parleremo anche di come è l'ufficio del futuro, quindi l'ufficio flessibile. Anche i colleghi sono... del futuro, immagino, esatto. perché poi ci si ritrova ad avere colleghi che non sono i veri e propri colleghi tuoi, ma diventano colleghi di spazio a quel esatto. punto, no? E che possono essere anche fonte di ispirazione, perché no? Insomma, magari vengono da esperienze diverse e ci si può contaminare in qualche modo. Quindi ci sarà anche uno studio magari su quelle che sono le peculiarità eh, dal punto di vista non so, del comfort visivo piuttosto che acustico, insomma, anche dal punto di vista dell'allestimento, come è uno spazio di co-working efficace. L'altro ospite invece è um, Marco Scorti, responsabile delle risorse umane di Siemens che invece ci racconterà eh, come la sua azienda abbia applicato su larga scala il modello dello smart working, per cui una delle prime aziende in Italia eh, che si trova a fare questo, questo grande salto. E quindi a lui chiederemo una come... Una grande azienda, oltretutto, perché esatto. quindi non ha avuto, diciamo, paura di... Pionieri perché già dal 2011. Sì. Ah, già dal 2011. Esatto, poi ora con... Se no. Parliamo di una multinazionale, insomma, Siemens è una delle aziende, soprattutto anche nel, nel settore tecnologico emergenti. Ecco, sicuramente poi dopo ne parleremo. Le aziende del settore tecnologico forse sono un po' avvantaggiate in questo momento nel processo, però, come diciamo prima, anche. Chi fa gelati può farcela. Ecco. Il, terzo invece, il terzo ospite invece, che devo dire mi incuriosiva molto esatto, perché la, la, bella, la è una situazione molto guest, interessante nice guest della, della giornata, intercettato direttamente dal Costa Rica, perché insomma il suo ufficio è il mondo, si può dire così. È Giovanni Battista Pozza. Che lui ama definirsi un nomade digitale, per cui è una persona che nel, nello smart working ci ha visto un potenziale, ha deciso di sfruttarlo appieno a 360 gradi e di mh, costruirci un nuovo modello di business. Per cui a un certo punto della vita ha deciso di smettere di prendere il treno e la metro per recarsi sul posto di lavoro, di trasferirsi altrove con la famiglia. E di spostare tutta la parte dell'offline sull'online, per cui abolire tutto quello che è il meeting aziendale piuttosto che il briefing, insomma, una vera rivoluzione. Lui togliere ci... le riunioni per qualche dipendente potrebbe essere una roba da psicodo da, da, da fare andare in analisi per mesi, anni immagino. Perché certi cioè, uffici non fanno nient'altro che fare riunioni. Quindi insomma. Esatto, ci sono appunto esperienze di grandi aziende che si sono affermate, che contano esclusivamente sul, anche dal punto di vista finanziario sul, sull'online, pur incontrandosi due volte l'anno, giusto per una questione di motivazione del dipendente e di condivisione di... Ecco, il di... Legno, allora, ricordaci un attimo le coordinate dell'evento, eh, dove, l'orario, come possiamo fare per venire, se si può ancora venire, se ci sono iscrizioni... Allora, le iscriversi. iscrizioni sono aperte, saranno aperte fino a domattina, quindi come? Le Ah esatto, sì nei commenti troverete tutte le indicazioni, eh, sarà una giornata di full immersion dalle 9.30 alle 16.30, ci troviamo a Cormano nello spazio di IncoWork in via Po e mm, sarà una giornata varia quindi dal salotto live a workshop a, a laboratori eh. esatto. E niente, invitiamo tutti a partecipare. Comunque sarà una giornata molto interessante. Sito internet vostro, com'è ok, Ricordiamo un po comunque il esatto. link nei commenti. Aggiungere... Se posso vorrei aggiungere una cosa, ci sì, sì, no, abbiamo no, ancora qualche Salotto minuto. Salotto live, eh, sì, sì, sì. Infatti, dopo il salto live abbiamo un momento molto interessante. Tornando al concetto: prima di pratico no? mm -hmm. dell'evento, abbiamo proprio un laboratorio. Quindi durante questo laboratorio quello che faremo, andremo proprio a fare formazione, quindi insegneremo alle persone come utilizzare quelli che sono i maggiori tool per la, la parte di co-working, quindi per collaborare insieme alle persone e comunque anche l'ottimizzazione del proprio lavoro, anche perché quando si parla di smart working la cosa fondamentale è eliminare il cartaceo. Ah. Quindi, quindi restare... Ah, e proprio del pratico, andiamo, cioè nel senso che secondo è veramente eh sì, interessante sì. anche per chi magari non ha una grassissima azienda, un proprio proprio, cioè, che ma. comunque può andare bene per qualsiasi tipo di lavoro, mi na dire ormai, nel senso che anche il professionista appunto, può finalmente trovare delle soluzioni, date dei consigli e delle soluzioni davvero pratiche interessanti alla, al migliorare il proprio lavoro. Mi Abbiamo proprio docenti, quindi, nella parte laboratorio ci saranno due docenti che insegneranno questo aspetto qui, quindi seguiranno tutta la parte di, di questo momento di formazione e al termine chi ha partecipato al laboratorio... Daremo un attestato di partecipazione ah. a questo evento. So, viene da dire che adesso loro non lo possono dire perché giustamente devono tenersi buoni tutti. Però, insomma, dopo tante tanti convegni, tante situazioni in cui si è parlato tanto, si è filosofeggiato tanto, si è visto numeri e tutto, finalmente allora, qua si fa: si fa qualcosa. Andiamo sul concreto. Andiamo sul concreto, cioè si fa qualcosa e mi date delle soluzioni. Per cui io da domani la mia azienda con i miei anche solo 30 dipendenti riesco a ridimensionarla e per una volta la parola dimensionamento non vuol dire lasciare a casa gente o meglio la lascio a casa perché è contenta di rimanere a lavorare per la mia azienda. E dovete cioè, dire addio alla cassettiera. Eh, Dovete dire no, oh, è una casa di cartone da mettere da qualche parte. Quale futuro poi per questo tipo di evento? Cosa ci sarà allora, nel Dan, futuro? Mh, il futuro di questo evento ci sarà un'altra tappa che realizzeremo sempre dello Smart Working Day a Roma. Il futuro sarà eh, cercare di continuare un percorso di formazione, questo non è un punto di arrivo ma è un punto di partenza, parlando sempre della tematica smart working, quindi eh, cara Milano, ci rivedremo il prossimo anno sempre con lo Smart Working Day con maggiore approfondimento e maggior corso di formazione. Di aziende ne state venendo tante, immagino, eh, ogni giorno andate a parlare con eh, dirigenti, capitali d'azienda come vengono definiti, come... Allora, io immagino le prime volte come ti hanno risposto, come invece ti rispondono adesso. Cioè, eh, l'attitudine c'è per le aziende a fare questo cambiamento o è ancora difficile per loro? C'è tanta curiosità. Eh, già questo però è buono. tanta curiosità. Perché comunque mh, il concetto che eh, ho, ho anticipato prima, eh, abbiamo vissuto questo periodo di crisi. Questa, questa che abbiamo chiamato crisi è stato anche perché è cambiato il gioco quindi è cambiato il mercato no? quindi si, siamo passati da un mercato offline di persone a un mercato digitale online e quindi le aziende che hanno no, adattato a questo cambiamento lo sentono un po' come anche un'esigenza no? perché mh, o, oltre a aver cambiato il modello di business più dinamico sentono il bisogno di cambiare anche il modello di lavoro rendendolo più dinamico e quindi hanno curiosità di capire come funziona lo smart working ma la curiosità nasce anche di quelle aziende che tutt'oggi stanno mandando avanti uh, il loro modello di business offline, quindi okay. di vecchia generazione okay. perché vogliono capire c'è tanta curiosità e quello che manca sembra strano, ma in un'era digitale dove la comunicazione... Eh, il web è una piattaforma dove se, se vuoi sì. trovi tantissime fonti sembra strano ma eh, manca la comunicazione, la comunicazione. Manca, manca le informazione è una piazza in cui tutti uno e tutti parlano è difficile poi sentire le voci giuste e, e filtrare chi ci dà delle, delle giuste informazioni beh domani mattina a Cormano in cowork avrete le giuste informazioni possiamo dirlo no? giusto allora io davvero siamo in chiusura vi ringrazio tantissimo grazie a te ci vediamo quindi eh, domani mattina alle nove e mezza quindi un po' prima arrivate, registratevi, eh, se potete anche iscrivervi fino domani mattina alle 8, mi diceva, però so che anche se arrivo un po' dopo magari l'accettate, però nei commenti a questa diretta trovate il link, potete già iscrivervi adesso così magari domani evitate eh, lungaggini e anzi si parte subito con la giata. è gratuito, è fondamentale questo, bravissimo, è gratuito quindi cioè Non, non c'è un motivo per non andarci, nel senso che vi danno delle cose pratiche, vi danno delle soluzioni, eh, capirete ancora meglio l'importanza e la bellezza anche dello smart working, quindi perché domani non andare, domani mattina, a, eh, in co-work a Cormano dove appunto lo Smart working Day avrà luogo chiudetela tenetela lì vediamo poi magari la cassettiera troverete un modo di portarvela virtuale magari vi vi regaleranno, vi vi regaleranno qualche perla tecnica per cui la cassettiera diventerà un cloud anche quello una cassettiera nel cloud va bene. grazie mille aspettiamo allora domani mattina ci si vede in co va bene Perfetto, grazie voi, mille, grazie. grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento oggi pomeriggio, ore 18, con le dirette di Milano News. L'informazione fino a stasera. E poi uh, domani mattina di nuovo, sette e mezza, con le nostre dirette, alle e mezza sempre qui. E la puntata speciale di Talk Talk che non andrà in onda domani sera, ma bensì giovedì sera, qui live in diretta con tutte le Arpis Roller Derby Milano. Io vi ringrazio. A domani e presto. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. I've been down, isn't it a pity, doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk, out of them on that chair.